FM. Il progetto inizierà quest'autunno in Bolivia, dove la vita è già difficile per conto suo. In più questa realtà è caratterizzata da una fortissima presenza di attività minerarie, ci sono molte miniere, però il problema è che le condizioni di lavoro e di vita sono arretrate, sono miniere già abbandonate da anni che ora vengono riaperte. Noi opereremo in questa realtà con un progetto che durerà 3 anni. E in questi 3 anni garantiremo a 1000 di questi bambini la scuola, un pasto completo al giorno, l'assistenza sanitaria, che è la cosa più importante. E siccome pensiamo che le realtà non serve fare l'elemosina, ma serve cercare di incidere, di cambiare le realtà, abbiamo pensato di dare un microcredito a 150 donne, che poi sono le mamme di questi bambini, affinché possano aprire delle piccole attività commerciali che possono essere utili per sviluppare l'economia di questa parte del mondo, per quando noi andremo via fra 3 anni, così potranno camminare con le loro gambe. Il fatto è che il film sia comunque tratto da una novella molto importante di Giovanni Verga, Come Rosso Malpelo, e la forte connotazione con l'ambiente siciliano, è un valore aggiunto, un plusvalore, o comunque può portare anche degli aspetti un po' problematici appunto per la connotazione? Ma sai, diciamo, è il problema del cinema. Il cinema si esprime attraverso le immagini, a differenza della letteratura. Quindi noi, ti permette anche, diciamo così, di fare una trasfigurazione, di fare una metafora delle cose del mondo. Noi siamo voluti partire come Verga, partiva da una piccola realtà per raccontare tragedie, quindi delle cose che hanno un valore universale. Più o meno abbiamo voluto fare la stessa cosa. Siamo partiti da questa realtà di miniere chiuse, abbandonate, che si trovano in Sicilia, per trasfigurare questa realtà e renderla una metafora del mondo, per cui c'è un po' l'Africa, i paesaggi che sono brulli, eccetera, un po' l'America Latina che sono i villaggi, ma c'è anche la letteratura dell'America Latina, perché non c'è solo Verga in questo film, c'è anche la presenza di un grande scrittore sudamericano che un po' si rifà un po' a Verga, anche se il loro è un realismo più magico, che è Jorge Amado, e c'è un pezzo tratto dai Capitani della Spiaggia, che è un romanzo bellissimo che racconta proprio dei bambini di Bahia abbandonati, dei Meninos de Rua, come si chiamano in Brasile. Quindi abbiamo voluto in qualche maniera trasportare la letteratura nel cinema e attraverso il cinema raccontare una metafora del mondo.